Porto il saluto quindi a tutti quanti i dirigenti della Wisp Napoli, alcuni sono qui in platea. Quindi, ripeto, è motivo di grande soddisfazione perché questo lavoro di integrazione con altri corpi sociali, con altre parti, con altri settori dello sport, con altri settori della società, è sempre stato uno dei nostri punti fermi. Il presidente Roncelli, ringrazio insieme al sindaco per aver avuto la volontà di partecipare, perché effettivamente aveva un'agenda piena, ha anticipato o comunque ha svelato uno dei siparietti di quelle che possono essere le discussioni fra noi adulti, diciamo. E non è una cosa banale quella che ha detto, nel senso che per tutti quelli che sono seduti qua, e penso, mi auguro e credo per tutti quelli che sono in platea, questi sono valori condivisi e per noi sono cristallizzati probabilmente. Ci dicevamo proprio questo, cioè lui diceva proprio questo, diceva che non posso, però farò di tutto per esserci, perché vanno rinnovati questi temi, vanno ripetuti, vanno trovate tutte le occasioni per affermare questo tipo di valori e per aprire discussioni su queste questioni. E non è niente di scontato. Io racconterò un aneddoto. 2005, vedo in platea pure qualcuno che fu protagonista in quell'occasione, ci fu un periodo di grossa ripresa di aggressività nei confronti della diversità in questa città. Fu picchiato uno studente a Piazza Bellini, ci fu un'aggressione a 4 giornate, ma una cosa diciamo quasi quotidiana. Come WISP decidemmo che dovevamo fare qualcosa chiaramente col nostro linguaggio e mettemmo su la maratonina contro l'omofobia. Poi scoprimmo che c'era anche Arcigay che stava pensando la stessa cosa, l'abbiamo fatta insieme. Visto questo non per rievocare un episodio ludico, sportivo, culturale, ma per quello che ci fu dopo. Mai come in quel momento. Riprese, televisioni, c'era di tutto, insomma, da Sky alle TV locali. Insomma, la cosa ebbe un eco notevole. Ma la cosa simpatica era che poi la premiazione, tutta insomma, intervista al presidente della WISP, mia madre, in un supermercato sotto casa, io sposato dal 90, due figli. Due persone si avvicinano a mia madre per capire com'è, c'è questa, e dice: signore, abbiamo visto vostro figlio in televisione. Bene, fa lei, spesso succede. Sì, è bravo, sì, bella cosa, ma noi non sapevamo che. No, le fa, non sapevate che cosa? No, niente contro, noi non abbiamo niente contro quelli così, però non sapevamo che vostro figlio, pure lui. Pure lui che cosa? Cioè, siamo ancora lontani. È bastato promuovere un evento, è bastato partecipare a quell'evento che ho fatto pure la gara e patrocinarla ed essere intervistato per porre un pregiudizio nei miei confronti. Che vivevo lì dal 69, che avevo, cioè è bastato quello per essere visto in una luce diversa. Mi immagino che cosa possa significare ancora per chi ha una sua vita ritenuta diversa. Cioè, credo che siamo ancora molto lontani. Questo episodio mi ha fatto capire che c'era ancora di più da impegnarsi, da lavorare, da fare, perché mi ha dato in maniera tangibile la dimensione di che cosa c'è dentro la testa delle persone normali.
E questo per una banale manifestazione sportiva. Quindi questo siparietto che ha svelato il Presidente dà l'idea di che cosa c'è alla base del fatto che uno come me che prima delle 9 non connette e verrò qui alle 8:30 e del fatto che bisognerà sempre continuare a lavorare per una crescita culturale compiuta della nostra società. A Napoli, ringraziando il Dio, c'è l'humus, c'è un tessuto connettivo molto forte in questo senso. Io credo che ognuno di noi si debba fare parte attiva e per ribadire questi concetti, per ribadire questi valori e per affermarli sempre più. Grazie.